Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di fare qualcosa di un po' diverso che non avevo mai fatto prima, ovvero cercherò di descrivervi qual è il libro perfetto per me, ma lo farò attraverso altri libri. Lo so che può sembrare un po' confusionario detta così, però praticamente vi dirò semplicemente quali sono le caratteristiche che, almeno secondo me, rendono un libro praticamente perfetto, quindi ciò che più amo trovare all'interno dei libri, e lo farò suggerendovi altri titoli che hanno appunto quella caratteristica. Bene, direi di cominciare subito, ma vi dico già da ora che sono curiosa di sapere anche la vostra, quindi quando avrete finito di vedere questo video vi aspetto nei commenti, fatemi sapere quali sono le caratteristiche che rendono un libro perfetto secondo i vostri gusti e quali libri avrete incontrato durante la vostra vita di lettori che hanno incarnato appunto queste caratteristiche. Partiamo dalla parte più esteriore, ovvero la copertina del libro. È vero che un libro non si giudica dalla copertina, però è anche vero che la copertina è la prima cosa che ci salta all'occhio e quindi è abbastanza normale essere attratti da quelle che ci ispirano di più. Quindi, per farvi vedere un po' il genere di copertina che amo di più, ho scelto di farvi vedere appunto una canzone quasi dimenticata di Catherine Webb. Questo libro ve lo faccio vedere perché effettivamente io l'ho letto soltanto perché l'ho attratta dalla copertina. Poi ben venga il fatto che si sia anche rivelato un bellissimo libro, però devo dire che la copertina l'ho trovata fantastica. Quindi, per farvi capire, in una copertina che piace a me non deve mancare un po' di romanticismo, in questo caso dato dal titolo scritto in rilievo e sembra quasi scritto a penna. Mi piacciono le copertine non esageratamente colorate, infatti come vedete qui praticamente c'è il colore predominante è il blu nelle sue varie sfumature, e niente, mi piace l'idea del paesaggio, l'idea di questo mare in sottofondo e questa casa che ci fa venire un po', insomma, di voglia di scoprire che cosa ha da raccontare, e queste due bambine così piccole, sicuramente non le protagoniste della copertina, ma che in fondo sappiamo essere come se appartenessero a un ricordo, e quindi capiamo essere delle vere protagoniste all'interno del libro. Io di solito cerco di evitare le copertine quelle con delle modelle o comunque degli attori, escludendo quelle dei film che non mi piacciono, non sono contenta quando trovo un libro con la copertina del film, quindi con la locandina del film in copertina. Ma a parte queste, per esempio la Giunti, non so se lo ricordate, comunque è passato un periodo in cui quasi tutte le sue pubblicazioni avevano volti di ragazze. Ecco, questi non mi ispirano tanto, non mi piace vedere delle persone così, insomma, ravvicinate in copertina. Preferisco una cosa del genere, un po' più vaga, un po' più misteriosa, attrae sicuramente la mia attenzione. Secondo aspetto esteriore, direi, del libro, che comunque non riguarda il suo contenuto, è l'odore. È ovvio che siamo attratti dai libri che hanno quel profumo tipico di carta stampata che ci fa impazzire, e in questo caso quindi io vi propongo Oltre l'inverno di Isabel Allende, primo libro che ho letto di questa autrice, oltretutto adorato, veramente mi è piaciuto moltissimo, ma in questo caso ve lo suggerisco per l'odore. È un libro buonissimo, oltretutto è uno di quei libri che quando lo apri, anche durante la lettura, quindi quando uno è un po' più avanti nella lettura, senti proprio l'odore che arriva alle narici, e quindi non puoi fare a meno di annusarlo prima di iniziare la lettura. Quindi, insomma, diciamo che il libro perfetto per me deve anche avere questo odore. Passiamo adesso alla trama. Ebbene sì, la trama deve essere abbastanza avvincente, nel senso che non importa che sia per forza un thriller o un giallo, assolutamente, anche un romanzo dove appunto non c'è un'indagine in corso può essere tremendamente avvincente. Quindi, per farvi capire un po' qual è la caratteristica della quale sto parlando, vi suggerisco La luce sugli oceani. Ovviamente questo libro me l'avete visto suggerire tante volte, quindi sapete che questa trama veramente mi ha fatta impazzire, perché per l'appunto è un romanzo, ma ci sono all'interno dei personaggi che hanno delle avventure, che vivono delle emozioni, che hanno dei rapporti tra di loro che cambiano nel tempo, che hanno che vedono andare avanti le loro vite in una maniera tale che ci spinge ad essere sempre attaccati alle pagine per vedere come va avanti. Questa è una caratteristica importantissima che secondo me deve essere all'interno di un libro, nel senso che se non ho voglia di leggerlo, allora vuol dire che quel libro non fa per me. Non so se mi sono spiegata. Questo sicuramente è un libro
che ha una trama tremendamente avvincente. Si parla di una giovane coppia che si trasferisce su un'isola dove è presente un faro, perché appunto il marito è l'addetto, ecco, al faro, quindi per tanti mesi all'anno vivono in completa solitudine. Un giorno arriva a loro una barca dove c'è un cadavere di un uomo e una bambina, una neonata che appunto è ancora viva, sicuramente reduce da un'avventura disastrosa in mezzo al mare. La coppia quindi decide di tenere la bambina perché da anni cercavano di avere figli ma non riuscivano, e in quel momento, non sapendo che fare, vedendo questa bambina sola e abbandonata, decidono appunto di prendersene cura, quindi è come se l'adottassero, ma non svelano a nessuno il fatto che la bambina è stata trovata. E la vera mamma dov'è? E se un giorno si ripresentasse? Questa è praticamente in due parole la trama di questo libro, e vi fa capire quanto ci sia all'interno che mi possa aver fatto innamorare, perché c'è amore, c'è avventura, ci sono grandi passioni, ci sono grandi tematiche che fanno riflettere e che non dividono il mondo in bianco e nero, insomma una trama praticamente perfetta. Ma cosa ci deve essere nel libro perfetto? Beh, anche ovviamente un po' di storia. In questo caso vi propongo La moglie dell'aviatore di Melanie Benjamin, la quale ha parlato, diciamo attraverso questo racconto, della moglie di Charles Lindbergh, l'uomo, il primo uomo che ha sorvolato l'Atlantico in un aereo. Quindi è tutto visto dal punto di vista di lei. L'autrice si è enormemente informata su questa donna, su chi fosse questa donna, leggendo anche i suoi diari e non soltanto le notizie che c'erano sui giornali all'epoca, perché erano una coppia molto famosa. Quindi direi che un libro del genere, per quanto riguarda, cioè per il punto di vista della storia, è praticamente perfetto. Perché? Perché è stato creato un romanzo basandosi su fatti realmente accaduti e cercando di descrivere i personaggi nella maniera più veritiera possibile, ovviamente, come ho detto, all'interno di un romanzo, quindi aggiungendo quei piccoli particolari di fantasia che rendono il tutto ancora più bello, ancora più avvincente, ancora più interessante ai miei occhi. Mi piace tantissimo la storia, amo leggere romanzi storici, ma devono essere scritti bene, e questo è uno di quelli, quindi sicuramente se c'è una componente storica questa deve essere anche fatta nella maniera corretta, e in questo libro è così. Altra caratteristica importante all'interno del libro che per me, che ai miei occhi è perfetto, è il colpo di scena. Ebbene sì, in questo caso vi suggerisco Era il mio migliore amico, che è un thriller che ha al suo interno dei veri e propri colpi di scena. Il colpo di scena ci sta sempre, anche in un romanzo rosa, ecco, perché è sempre bello sconvolgere il lettore, non fargli credere di sapere ormai come andrà a finire, e poi all'improvviso sconvolgerlo con un risvolto totalmente inaspettato. Questo è molto importante per me, perché quando leggo un libro io voglio provare queste sensazioni. Quando mi capita di leggere dei libri un po' scontati, un po' insomma dei quali mi aspetto già il finale, sicuramente non sono soddisfatta, perché quando leggo io voglio vivere un'avventura, e le avventure ormai lo sappiamo, quando si vivono le avventure più belle sono quelle inaspettate, sono quelle che ci sconvolgono, sono quelle che ci fanno provare grandi emozioni, e soltanto lo stupore ci può far provare veramente queste grandi emozioni. Quindi insomma anche un buon colpo di scena, anche uno ma fatto bene, in un libro non deve mancare. L'ultima caratteristica che deve far parte del mio libro perfetto è il lieto fine. Io sono una sostenitrice del lieto fine. Quando leggo un libro mi piace che i protagonisti che magari mi hanno più toccato il cuore, che mi hanno fatto provare più empatia, alla fine riescono ad uscirne vittoriosi, quindi riescono a raggiungere i propri sogni ed essere felici, insomma il classico finale visto a lungo felici e contenti. Questo perché credo che un po' tutti nella nostra vita sogniamo questo, il fatto di avere una vita che, per quanto sia piena di ostacoli da superare, di problemi da risolvere, alla fine ci porti a trovare la felicità. Quindi in questo caso vi propongo The Help di Catherine Stockett, è un libro meraviglioso che parla di razzismo, quindi un argomento che mi tocca profondamente, dove una protagonista molto coraggiosa decide di fare una cosa che va veramente quasi contro il buon senso, almeno dell'epoca,
e deve affrontare diversi ostacoli per portare avanti la sua idea. Questo libro ovviamente ha il suo lieto fine, ovviamente non ve lo svelerò, però insomma è uno di quei libri che ci fa, quando lo chiudiamo insomma ci fa sentire meglio, ci fa sentire carichi, pieni di forze, soprattutto positivi sul fatto che in futuro il mondo potrà essere migliore. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuta questa piccola idea di descrivervi il mio libro perfetto attraverso altri titoli. Come ho detto all'inizio, aspetto i vostri ovviamente adesso, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!